Siamo qui in piazza Gobetti a Colleferro con l'avvocato Emanuele Girolami. È appena conclusa l'incontro, la conferenza stampa dei cinque consiglieri di opposizione che qualche giorno fa insieme a quattro della maggioranza hanno sfiduciato il sindaco Cacciotti. Ci dici in una breve sintesi le motivazioni che vi hanno portato a fare questo incontro e a spiegare alla gente quello che è successo? Quello che si è determinato in questi 3 anni e mezzo è cosa complicata. Noi abbiamo finalmente ottenuto lo scioglimento di un consiglio comunale che non funzionava più. Adesso la parola passa ai cittadini, abbiamo riconsegnato la città ai cittadini, i quali a maggio potranno scegliere una nuova amministrazione. Sono 3 anni e mezzo che noi avevamo rappresentato che l'amministrazione Cacciotti era fallimentare, incapace di tutelare gli interessi dei lavoratori, della KSS, incapace di tutelare il nostro ospedale, incapace di essere vicino ai cittadini, ma arroccata soltanto nella piazza. Questa situazione si è determinata, adesso si andrà al voto, io sono sicuro che i cittadini faranno buon uso del voto per cambiare questa città finalmente dopo tanti anni.